Il Bari taglia anche il traguardo dei 115 anni di storia. La società biancorossa, fondata il 15 gennaio 1908, vanta una tradizione sportiva importante con alle spalle 30 campionati di Serie A, 47 di B, 11 di C e 3 di Serie D, senza dimenticare la vittoria della Mitropa Cup. Anni di gioie, sconfitte, sorprese e delusioni, in altre parole, emozioni. Ad averle vissute più di ogni altro è lo storico Gianni Antonucci, autore di tanti volumi sul passato del club. L'amore per i biancorossi sbocciò nel 1937, avversaria in Serie A, l'Alessandria. È una leggenda. 115 anni sono tanti. E ti devo essere sincero, sono orgoglioso di aver contribuito a descrivere questa storia. Perché? Perché non era mai stato fatto nulla a proposito della storia del Bari. Il 3 gennaio 1937 faceva un freddo cane, allora si portavano i pantaloni corti. Ci mettevamo vicino alla torre di Maratona. Ed era Bari Alessandria e i miei zii dicevano: oggi c'è pericolo perché c'è l'ex era banchiero, che era stato anche nazionale B. Come vede il futuro del Bari e che augurio si fa? Il Bari non scomparirà mai, che non si devono preoccupare, perché poi uscirà qualcuno che magari sarà anche come quello di Molpetta, che ha rovinato tutto. Però c'è stata una mano, nel senso di farla sopravvivere. E forse facendo quell'atto di così inconsapevole di grande delitto, che noi siamo finiti in quarta serie, può darsi che sia stato anche un vantaggio da un punto di vista di risalita.